Voglio oro a non finire. In questo episodio... Possiamo fare un test nel fiume più ricco mai trovato in Nord America. Un'occasione così non puoi fartela scappare. La nostra occasione è qui e adesso. Occhio! No, non ci voleva. Incredibile, due gomme in 20 minuti. Di sicuro non è normale che succeda. Cavolo! Per caso è uno scherzo? Basta! C'è troppa acqua adesso! È un bel c***o di problema! Dobbiamo fare tutto il possibile per risolverlo. Devo dire che stiamo andando alla grande. Ottimo lavoro. Il morale è alle stelle alla concessione degli Hoffman. Cosa? A volte capita. È partito prima che versassi la terra. Non ti senti un po' leggero? Mi prendi in giro? Dopo appena 6 settimane... la squadra ha già raccolto circa 15 kg d'oro. Hanno appena fatto la miglior pulizia dell'anno. 6 kg e 300 grammi, per un valore di $220,000. Sai cosa voglio fare adesso, Dave? Voglio portare mio padre, Hunter e Freddy a dare un'occhiata a Eldorado Creek. Che ne pensi? All'inizio della stagione, 3 generazioni di Hoffman hanno raggiunto il leggendario torrente di Eldorado, col proprietario della concessione, Peter Tolman. È ufficialmente il fiume più ricco d'oro di tutto il Nord America. Dalla scoperta di Eldorado Creek nel 1896, i minatori hanno estratto miliardi di dollari in oro. Oh mio Dio! Ma nessuno ha mai trovato la fonte di tutto quell'oro. Io voglio farlo. Per inseguire il sogno di Jack, Dave Turin ha accettato di mandare avanti McKinnon Creek mentre gli Hoffman scavano a Eldorado. Odio dividere la squadra, ma abbiamo una montagna di materiale. L'impianto è in funzione, sta filando tutto liscio. Se volete andare, è il momento migliore. Possiamo fare un test nel fiume più ricco mai trovato nella storia dell'umanità. Stai attento. Ti amo, ci vediamo. Un'occasione così non puoi fartela scappare. La via più breve per Eldorado è questo sentiero fangoso. Andare a scavare in quell'area con mio padre e mio figlio è veramente il sogno della mia vita che si avvera. La gente può prenderci in giro, ma alla fine noi passiamo sempre ai fatti. Ehi, Freddy, c'è un albero sulla strada, dobbiamo fermarci. Hunter, prendi subito il gancio e attaccalo al tronco. Io provo a tirare. Vai! 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 Bene, ci siamo! Questa è l'occasione di una vita. Vediamo cosa troviamo. Che ne pensi? L'oro può stare così in alto? Può essere ovunque ci sia una faglia. Bisogna iniziare dal punto più in cima. Poi, se non è lì, dobbiamo scendere. Da qualche parte, in cima alle montagne sopra Eldorado, c'è un ricco filone di oro sotterraneo. Nel tempo, i torrenti hanno eroso questa vena, trasportando l'oro giù nella valle sottostante. Mentre gli Hoffman si fanno strada lungo il versante, il punto più alto in cui trovano l'oro dovrebbe svelare la posizione del filone. La fonte dell'oro.
Siamo quasi in cima alla montagna. Se il filone è lassù e ci siamo vicini, potrebbe esserci ottimo. Dell'ottimo oro. Se invece il filone è sotto di noi, non troveremo un bel niente. Facciamo un test e vediamo. È un'impresa ardua dover trovare una faglia o un filone. Stiamo parlando di metri e metri di terra e chissà cosa si nasconde sotto. Trovare una faglia è come trovare un ago in un pagliaio. Sto cercando dei sassi arrotondati, dovrebbero indicare che il sostrato è vicino. Speriamo che sia il posto giusto e di trovare la fonte dell'oro. L'area è quella giusta, dobbiamo solo trovare il punto giusto. Niente. Niente. Niente oro. Siamo sopra la fonte, quindi dobbiamo scendere a valle, sotto la fonte, perché l'oro segue la gravità e va giù. Allora scendiamo, facciamo altri test e vediamo cosa c'è. Nel corso degli ultimi 120 anni, Eldorado Creek è stato perlustrato da migliaia di cercatori. Ma Jack è ancora ottimista. Attento, papà! Quest'area è stata sfruttata. Hanno estratto molto oro quassù, ma senza trovare la fonte. L'acqua non è affatto più calda! Cavolo! Puoi farcela. Beh, ho le mani gelate. Puoi farcela, non lamentarti. Ecco a voi il Justin Bieber del Nord. Forza, lavora. Forza, oro! Non vedo ancora quello che vorrei. Già, io non vedo nulla. Stesso risultato dell'ultimo test, niente. Finora non abbiamo avuto fortuna. Spostiamoci. Proviamo in un altro punto. Deve esserci un punto vergine qua giù. Ehi, Freddy. Sì? Ho portato il mio drone. Pensavo che facendogli sorvolare tutta questa zona possiamo dare un'occhiata alla collina e magari trovare qualche terreno vergine. In un'ora con quello copriamo un'area che non copriremmo camminando una settimana. Hunter porta alla ricerca dell'oro nel XXI secolo. Mandalo più in alto che puoi. Il drone permette agli Hoffman di perlustrare la valle da 60 metri sopra gli alberi. Bravo, Hunter, bravo. I minatori di un tempo potevano soltanto sognarlo. Guarda quassù. Magari c'è una vena lassù, una vecchia vena sul fianco. Una vena è dove un tempo passava il fiume. Potrebbe esserci da decine di migliaia di anni o persino da un milione di anni. È proprio dove ci sono questi abeti. Sì. Quello è il terreno vergine, vedi? Quegli abeti hanno 150 anni. Nessuno ci ha mai scavato. Facciamoci un salto e vediamo cosa c'è.